Clamoroso, l'Al-Nassr non può tesserare Ronaldo motivo da una soffiata anonima. Riyadh, Arabia Saudita, un problema dopo l'altro per Cristiano Ronaldo, appena presentato dall'Al-Nassr. Risolto quello della convivenza con Georgina, che sembrava potesse far saltare il suo trasferimento, e incassato l'avviso di Juninho, che lo ha messo in guardia sul suo nuovo tecnico Rudy Garcia. Secondo quanto trapela dall'Arabia Saudita, il portoghese non è stato ancora tesserato dal club di Riyadh, che non potrà schierarlo quindi nella partita di campionato di domani contro l'Altai e, su CR7 pende oltretutto una squalifica di 2 giornate comminata dalla FA inglese. La fonte anonima. La spiegazione del tesseramento non ancora avvenuto, data da una fonte di Riyadh che ha chiesto l'anonimato, è che il nuovo club del portoghese ha superato il numero di stranieri tesserabili. Nel campionato saudita ogni squadra può averne fino a 8, ma con l'arrivo di Ronaldo l'Al-Nassr di Rudy Garcia ne ha 9 e quindi prima di poter schierare il plurivincitore del pallone d'oro deve venderne uno. Tenuto conto che il portiere colombiano ex Napoli Ospina, i brasiliani Luiz Gustavo e Talisca e l'attaccante del Camerun Vincent Aboubakar sono considerati incedibili, la scelta dell'Al-Nassr sarà fra uno degli altri 4. Il maggiore indiziato, secondo quanto ha fatto sapere una fonte del club, è il centrocampista uzbeko Jalaluddin Masharipov che, curiosamente, è anche colui che finora indossava la maglia numero 7 della squadra gialloblu, che ora passerà sulle spalle di Ronaldo. Chi farà posto a CR7? Ci sono delle trattative in corso per la cessione di uno dei nostri stranieri, ha detto la fonte dell'Al-Nassr, ma non sono ancora nella fase conclusiva. Ma quando finalmente potrà tesserare Ronaldo? L'Al-Nassr avrà un altro problema da risolvere. Si tratta appunto della squalifica di 2 giornate comminata al giocatore della Federcalcio inglese, relativa a quando CR7 fece cadere il telefonino di un tifoso, con una manata, mentre usciva dal campo dopo la sconfitta del Manchester United contro l'Everton. La FA aveva poi specificato, dopo l'addio di Ronaldo ai Red Devils, che il provvedimento era valido a livello globale e quindi doveva essere applicato anche nel campionato in cui CR7 fosse andato a giocare, quindi anche in quello saudita. Virgola.